Buongiorno Buongiorno ragazze, come state? Spero stiate tutte bene. Oggi giornata vloggone, ho voglia di fare un mega vlog per la vostra gioia. So che vi piacciono e me li chiedete sempre tantissimo, quelli lunghi, quelli belli pieni, quelli che durano almeno mezz'ora, quindi insomma cercherò di accontentarvi, ce la metto tutta. E niente, ho già messo una base, ho messo già un po' di blush, giusto per darmi un po' di tono, ho messo anche un po' di ombretto, ma è una roba molto delicata, molto nude, con la Naked 3. E poi niente, adesso metto il solito filo di eyeliner anche solo qua all'angolo dell'occhio per, sapete che non mi ci vedo tanto senza eyeliner, quando mi va di truccarmi particolarmente, insomma, un angoletto lo faccio sempre perché non lo so, mi fa star bene proprio un po' curarmi di me stessa, anche se non devo fare nulla di eccezionale, però farmi vedere anche ordinata mi piace, soprattutto se vlogo, poi per quando torna anche Riccardo, insomma, mi piace tenermi bene. E niente, ho lavato il viso, ho messo una bella crema leggera da giorno, ho lavato i denti e adesso mi sono fatta questo trucco molto 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 delicato. L'unica cosa che mi manca appunto è l'eyeliner, come vi dicevo, è le sopracciglia, che uso questo appunto, che adoro follemente, il Caprau di Benefit, che quando finirà sarò molto triste perché mi piace tantissimo e boh, vedrò quanto costerà. E vedremo un attimino. E niente, ragazze, mi avete chiesto in tantissime di farvi anche in privato su Instagram di fare più mi preparo con voi, quindi cercherò di accontentarvi. Adesso ne ho fatto un pezzetto nel vlog, ma giuro in giuretto che farò più video mi preparo come mi chiedete. Anche perché non mi costa nulla farli, nel senso che i video più comodi sono quelli dove filmi mentre fai cose che comunque dovresti fare, no? Quindi mentre mi preparo, chiacchierare un po' in compagnia mi fa solo che piacere e quindi cerco di accontentarvi. Se sentite rumorini, è Alessandra che gioca nel box prima di andare a riposarsi un pochino perché poverina, non dormendo bene, ha molto sonno durante il giorno perché è un pochettino raffreddata, quindi non. Ieri ho passato una nottata, non questa notte, ma quella prima, ho passato una nottata infernale perché era proprio l'inizio del raffreddore e quindi era tutto un po' il naso rosso, infiammato, ero sempre con l'aspiratore nasale in mano praticamente e ho dormito 3 ore. Quindi oggi in confronto è una meraviglia, già non ha più il naso rosso, già la vedo con il naso che cola molto meno, quindi sono già contenta, stanotte sono riuscita a dormire, quindi è già una grossa notizia, quindi va bene, passerà, è uno sfogo, insomma, deve sfogare. E niente, quindi. Io adesso finisco di fare questo trucco, ho ripassato le sopracciglia, adesso metto un po' di eyeliner, tanto sapete che lì mi devo concentrare, quindi meglio non filmare. E oggi mega vloggone, ve lo dico già perché voglio spacchettare la planetaria, perché non ci siamo ancora riusciti, sono troppo felice che ce l'abbiamo, veramente sarà un anno e mezzo che dico che desidero questa planetaria e aspettavo giusto l'offerta perfetta. Sapete quando cercate di te 79,90, 80 € già troppo, mi scoccia, preferisco usarle per la bimba. Quando l'ho vista a 40 € e qualcosa, ho detto no, ma che richiesta, prendiamola, amore, perché non ci capita più un prezzo così, prendiamola, poi ci pentiamo. E sono troppo felice, non vedo l'ora di fare la pizza, di fare. Ragazze, lasciatemi un sacco di commenti per chi di voi ce l'ha e ha la planetaria. Se avete dei consigli, scrivetemi qui nei commenti o su Instagram in privato, dove volete. Accetta i consigli su cosa mi conviene fare con la planetaria, cosa no. Io non vedo l'ora di provare a fare la pizza. Infatti, ho preso la farina di Manitoba, ho preso la pizzottella, voglio fare. Questa è Ale che parlotta. E insomma, non vedo l'ora di provare a fare un sacco di cose, la frolla, vedere come viene con la planetaria, che è sicuro un'altra cosa. Quindi, ah, sono felicissima! Quindi spero di riuscire ad aprirla prima che arrivi Ricky, se riesco a fargliela trovare già sistemata, con la cucina tutto a posto, se no l'apriremo con lui. Anche perché devo fare anche un sacco di cose, un po' di pulizie in casa. Vabbè, sono abbastanza logorroica stamattina, ho voglia di chiacchierare con voi, per quello vi ho detto oggi super vlog lungo. E ho proprio voglia di vlog oggi, mi sono svegliata proprio oggi vloggo.
E niente, mi spiccio che poi metto la bimba a riposarsi un po', ci vediamo tra poco. È arrivato l'ordine che vi dicevo, delle poche cose che ho preso da, non so se ve l'ho detto, ops, non mi ricordo, scusate, comunque ho preso delle cosine, forse ve l'ho accennato prima mentre mi truccavo, anche per provare poi l'impastatrice, la planetaria. E quindi ho preso anche delle cose, altre cose che mi servivano, il latte per Alessandra, le solite cose che prendo sempre. Ora vedo se ho un sostegno perché mi dite sempre che vi faccio venire il mal di mare, quindi proviamo con la biscottiera. Allora ragazze, spero che si veda bene così, ci proviamo. Allora parto con il sacchetto dei freschi, dove dentro qua uno spreco di sacchetti pazzesco, la mozzarella per fare la pizza, questa qua diciamo sotto vuoto, e dei wusterini che ho preso sempre per guarnire la pizza. Poi altro sacchettone dove hanno messo le due latte di carne che ho preso per Nala. Poi quest'altro sacchettone, dove all'interno c'è due pacchi di farina Manitoba, ideale per pane e pizza, e ne ho presi due pacchi perché voglio provare poi anche a fare il pane. Poi ho preso la passata di pomodoro e poi qua ci sono 2 litri di latte perché li avevamo finiti. E voilà. Ultima bustina. Anzi, bustona. Ci sono tutti gli omogenizzati che ho preso orale, ovvero frutta mista della Mellin. Poi ho preso una confezione di orata e un'altra fruttina, mela e albicocca. Una confezioncina di prosciutto e una confezioncina di pollo. Quindi per un po' sono a posto e basta. Ho preso proprio 4 cosine come vi dicevo, quindi giusto cosine che mi mancavano. Ah, e poi 3 casse d'acqua, perché in teoria quando faccio l'ordine così è per il latte, poi c'è anche le 4 bottiglie di latte di Ale e 3 casse d'acqua. Nel mentre ci tenevo a farvi vedere i due topolino che ho voluto comprare qui all'edicola sotto casa mia, perché appunto per il primo io sono un po' amo tantissimo Paperino, l'avrete capito tutti, topolino, comunque la Disney io veramente un debole proprio per tutto questo, per questo mondo magico. E quindi ho voluto prendere il topolino dell'edizione natalizia di quest'anno, questo è del 24 di dicembre, e poi il topolino di Capodanno del 2020. Non potevo non prenderlo anche perché primo Natale di Alessandra, primo Capodanno di Alessandra, insomma, ci tenevo tantissimo ad averli come collezione, da darglieli un giorno, insomma, per farle vedere che questi due fumetti sono usciti, nell'anno della sua nascita, insomma, quindi l'ho trovata una cosa originale. E poi tra l'altro non vedo l'ora di leggerli perché sono comunque bellissimi. E tra l'altro è bellissimo questo di Natale perché guardate, ha tutti i glitter, no? È proprio ruvido. E la neve l'hanno fatta versione glitter, è bellissimo. E in realtà il numero del 18 di dicembre completava questo disegno, era un disegno grande e unico. Mi spiace non averlo trovato, però mi accontenterò, insomma, comunque del primo Natale. Allora, momento spacchettamento, me l'avete chiesto in 2000 di farvi vedere com'è, come non è tutto, di aprirla con voi, quindi eccoci qua. Aspettate che passo all'altra parte così c'è la luce e forse si vede qualcosina in più. Ecco,
Qua come sempre c'è il nostro valletto, il valletto Riccardo, e... No, francese no, però. Il Francesco, che accento vuoi? mio siamo alla pace. Dillo tu come si dice in siciliano, Riccardo, Riccardo. Cos'è? Lo Wolverine. sapevo che finiva così. Usiamo la planetaria per farci male, dai. Oddio. Ecco. Capitan. Ecco voi, Napoleon Bonaparte, Dumbo. Ta ta ta. Rivedere la posa plastica. Aspetta. Vai. È pure la gambetta, però. Da Napoleone Bonaparte egiziano è proprio. No, ma sfonda tutto. Ma no! Ma perché? Che sei fuori? Un balcone. Dopo una lotta spumante, il L'antenna, risultato. ecco qua. Mettila sul televisore che parla sempre Noi siamo tra voi. O chi siete? Da dove chiamate? Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il Vicino a bacino. tutti. Questo è per fare la pizza in realtà, ho letto. Per fare l'impasto di pane e pizza. Questo è E per per lavare le mescolare gli coccole. impasti delle torte. Ma no, che E schifo! pulisci caccola. Questo è per i dolci, montare la panna, così. Ecco, ora girati e vai! Ah, aspetta, ho capito come funziona. Allora, questo va qua. E ci siamo. Questo va qua. Minchia, vedi il set completo, abbiamo sbagliato E lo vedi qualcosa. Netflix? Forse se ti colleghi bene Ah, ho beccato il porno, com'è sto porno? c'è anche Sky, secondo No, io vado quello sul hot. me. Hot. Hot. Ah no, questo Guarda, sarebbe stavi tagliato. meglio prima, No, no, vieni qua. gentilmente. Perché mi presto a queste Per cose? fare il taglio a caschetto, qua si taglia. Ah, hai capito? Voilà ragazze, siamo riuscite a capire come funziona. Comunque basta tenere premuto qui il tasto e questa parte viene su per levare il cestello. Poi questa è la protezione per eventuali schizzi e cose. Questo si può togliere come mettere per aggiungere ingredienti mentre continua a mescolare. Poi vabbè, si gira per levare il cestello. E qua si regola la velocità per mescolare, quindi da 0 a 8 velocità, quindi veramente tante. E niente, non vedo l'ora di provarla, ovviamente, quindi vedremo. Sicuramente la prima prova sarà per la pizza, perché ho comprato appunto la farina adatta. Vedremo, magari domani faccio un tentativo, vediamo un attimino cosa ne esce. E sono felicissima, non posso negarvelo, e ve l'ho detto, era un anno e mezzo che la volevo, quindi sono felicissima davvero. Adesso gli ometti vogliono la cioccolata calda, quindi vado a fargli la cioccolata calda con i marshmallow. Preparativi cena mod on. Pan grattato. Un uovo. Un tegame sporco. No, Ma quello. no! Ma perché sto sbattendo l'uovo? Ah, boh. Quanto lo devo sbattere l'uovo? Basta. Uno vi vuole far vedere come cucino bene e lei codesta. Lo volete? Vi volete? No? Vabbè, non importa. E lei mi tappa le ali. Io faccio comunque così perché mi ha detto che sono le erbe per arrosti. Sì, ma basta! Quanta erba? Oh, Sempre all'erba. Tossichelli! Poi. Regia. Basta! Cosa avrà Di voluto sale dire con magari, un questo? po' di sale Con nell'uovo. questo? Un po' di sale nell'uovo. Voi avete capito?
quando capite me lo scrivetelo qua sotto, è intitolata la pagina 777 di tele... no, quello non è più. Oggi cucina chef Riccardo, fate una preghierina per me. E iniziate a chiamare l'ambulanza. Esagerato, no. Intossicazione alimentare. È bravo, è bravo. La famiglia. È bravo il mio amore, io scherzo. Guardate che manualità, guardate. Che fa? Sono 3 kg 8, che fa? L'asso, che sonetto, ma dettagli. Cosa vorrà mai questa cagnolina? Fatemi mangiare! Cosa aspetterà? E dopo una giornata di lavoro per me, una giornata di lavoro per lei, cosa fare se non ritirare, sistemare i vestiti? Le gioie della vita. Ma io mi domando, no? Ma perché con tutto il momenti, con tutte le cose, è sera, siamo stanchi tutto quanto? No, non fare così. Aiuto, cado. No, non fare così. Se mi toccate sanguino. No, niente anche. Ciao ragazze, allora vi... un po' di luce. Vi faccio giusto un salutino mentre mi strucco. E appunto per chiudere il vlog, anche se non so se è durato poi quanto volevo che durasse. Stasera mi strucco con le salviette, queste qua che mi aveva regalato Silvia, i suoi regalini sempre utili, queste salviette della Fria. Mi sto trovando molto bene, anche perché hanno un tessuto tipo anido d'ape che cattura veramente l'impossibile. Effetto idratante, 3 in 1, occhi, viso e labbra, quindi si può togliere tutto con queste qua, sono fantastiche. E poi vado a mettere la mia solita cremina della Venus, che ha un profumo spettacolare, mi fa proprio dormire meglio metterla, e quindi la metto quasi sempre, insomma. E niente ragazze, io sono contentissima di questa giornata, anche se ho avuto un po' di mal di testa oggi purtroppo. Scusate un messaggio. Come dire, c'è stato un po' l'intoppo del mal di testa che insomma è svanito grazie a un Oki, però è stata una bella giornata, abbiamo riso, abbiamo scherzato molto anche con Ricky, mi sono divertita tantissimo e sono contentissima di aver aperto finalmente la planetaria e domani vorrei utilizzarla, quindi sicuramente farò un altro vlog anche domani e la proviamo insieme, quindi non vedo l'ora e voglio provare domani a fare la pizza, quindi se riesco faccio l'impasto già domani mattina, ci provo e gli faccio una sorpresa a Riccardo e la sera faccio la pizza, così ha tutto il tempo di lievitare bene durante il giorno e poi la sera la faccio, la stendo sulla teglia. Quindi domani mi aspetta una bella giornatona e non vedo l'ora insomma di fare tutte queste cosine. E non vedo l'ora di fare tutte queste cosine. E niente ragazzi, io vi ringrazio sempre per il vostro affetto, per seguirmi sempre, vi ho ringraziate anche su Instagram, ma ci tengo a farlo anche qui, perché comunque magari alcune di voi non hanno Instagram. Per chi invece di voi ce l'ha, vi lascio il mio nome qui, o comunque trovate sempre il link diretto nell'info box. E vi ringrazio insomma perché siete sempre super super presenti, mi sostenete, mi consigliate, mi scrivete un sacco di messaggi bellissimi, quindi grazie davvero e niente, poi ci tenevo a dirvi, come ho detto anche su Instagram, che al raggiungimento dei 10.000 iscritti faccio il video I Call You e quindi vi chiamerò. Non vedo letteralmente l'ora ragazze di fare questo video, quindi spero di raggiungere i 10.000 iscritti il più presto possibile, anche per sentirvi, perché è un traguardo importante, cioè per me sono veramente tantissimi 10.000 iscritti, non pensavo mai più di raggiungerli e quindi non so che dire se non grazie. E quindi se volete aiutarmi insomma a crescere, a
premiare un po' questo impegno, questa passione che ci metto nel fare i video. Se vi fa piacere, condividete il mio canale, insomma, ai vostri amici, ai vostri conoscenti, così che cresciamo ancora più in fretta e io non vedo l'ora di chiamarvi, di salutare alcune di voi di persona. Cioè, deve essere una cosa pazzesca, emozionantissima, cioè mi farà un sacco effetto, perché io quando faccio i video mica mi rendo conto che c'è qualcuno dall'altra parte, cioè sembra un po' un diario personale più che altro, e quindi sarebbe un modo proprio per rendermene conto dopo tutti questi anni. Vi mando un bacio, vi adoro come sempre e ci vediamo domani con un nuovo